Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Caffè Musicale. Dopo aver iniziato ad analizzare la catena di sintesi, siamo partiti quindi dagli oscillatori. Per chi si fosse perso il video, il link è questo. Oggi proseguiremo l'analisi di questa catena, quindi passiamo all'argomento di oggi. Cos'è un filtro? Un filtro possiamo definirlo come un dispositivo creato per impedire il passaggio di un determinato tipo di segnale, cioè un dispositivo che impedisce il passaggio a determinate frequenze. In un gergo più tecnico possiamo dire che il filtro modifica l'ampiezza e la fase di ciascuna componente armonica presente nel segnale che lo attraversa. Oggi vedremo tre dei filtri più comuni: il filtro passa basso, il filtro passa alto e il filtro passa banda. Partiamo dal filtro passa basso. Il filtro passa basso agisce sul segnale eliminando tutte le frequenze che risultano superiori al valore di frequenza di taglio voluta. Aumentando la frequenza di taglio andremo ad eliminare sempre di più le frequenze più acute. Questo intervento è di tipo sottrattivo. E il passa alto? Il filtro passa alto è simmetricamente complementare al filtro passa basso. Questa volta quindi saranno tagliate le frequenze basse ed aumentando il valore della frequenza di taglio aumenteranno le frequenze basse che andremo a togliere. Se ad esempio impostiamo la frequenza di taglio a 500 Hz, verranno fermate tutte le frequenze da 0 a 499 Hz e passeranno da 500 Hz a 20.000. E il filtro passa banda? Il filtro passabanda possiamo pensarlo come l'utilizzo dei due filtri precedenti, contemporaneamente. Tagliamo sia le alte frequenze che le basse frequenze. Sempre in base al valore di taglio, lasceremo passare solo la banda centrale del segnale. Vediamo di capire alcuni termini che abbiamo utilizzato. Cosa sono il cutoff e la risonanza? Il cutoff è il punto di taglio, la frequenza di cui noi definiamo il valore per iniziare a far lavorare il filtro. La risonanza, o resonance, possiamo grezzamente, in termini pratici, identificarlo come l'aumento di ampiezza sul valore di cutoff. Nei filtri si legge slope, pendenza. Cos'è? Lo slope, o pendenza, stabilisce quanto rapidamente decade l'ampiezza. Si misura in decibel per ottava, 6, 12, 18 o 24. Nel Moog Subsequent è possibile scegliere il tipo di slope, mentre vedremo nel Juno 106 non è possibile. Lo slope è fissato a 24 dB per ottava. Andiamo a vedere come funzionano i filtri in questi due sintetizzatori. Eccoci arrivati sul nostro Moog, il nostro pannello filtro lo troviamo esattamente di fianco a quello che era il pannello degli oscillatori che abbiamo visto la volta scorsa col suo mixer. Di fianco abbiamo il pannello dei filtri. Questo è il nostro cutoff, quindi noi attraverso questo potenziometro selezioniamo la frequenza di taglio. Infatti, se andiamo a vedere tutto intorno, c'è tutte le frequenze da 20 fino ai 20.000. Questo è il nostro resonance, la nostra risonanza che adesso andremo a sentire. In questo caso generiamo una dente di sega. Se noi la suoniamo, chiudendo il filtro, tagliamo le frequenze, in questo caso fino a 500. Quindi, questo essendo un filtro passa basso, tutte le frequenze al di sopra dei 500 Hz vengono tagliate e vengono fatte passare solo quelle al di sotto. Se noi l'apriamo, aumentiamo le frequenze che passeranno. Così passeranno solo dai 5.000 in giù e verranno fermate dai 5.000 in su. La nostra risonanza abbiamo visto che è un aumento di ampiezza sul nostro punto di cutoff. Quindi se io metto su 1200 abbiamo questa cosa. Se io sposto il mio filtro sentiamo come un fischio perché la nostra risonanza si sposta. Chiaramente più salgo e più la nostra risonanza risulta acuta perché il mio punto di cutoff va sempre verso le frequenze più alte. Se io mi abbasso la mia risonanza diventa più grave. Qua abbiamo lo slope, che è la pendenza del nostro filtro. Nel Moog possiamo scegliere che tipo di pendenza utilizzare. Proviamo a sentire. Questa è una pendenza 6 dB per ottava. 12, 18, 24. Come sentite, speriamo si senta, aumentano le frequenze alte che spariscono con l'aumento
della pendenza. Un'altra cosa molto interessante che possiamo fare è sentire come suona il nostro filtro. Se noi spegniamo ora il nostro mixer, spegniamo tutti i nostri oscillatori, andiamo ad alzare la nostra risonanza, attraverso il keyboard track possiamo fare alcuni belli esperimenti. Se noi lo mettiamo a zero, sganciamo la tastiera dal controllo di frequenza, quindi noi chiaramente ogni nota ha una frequenza differente dall'altra, quindi suonando le note noi andiamo a dire ai nostri oscillatori o al nostro filtro, in questo caso, che tipo di frequenza vogliamo riprodurre. Se noi mettiamo questo keyboard track a zero, sganciamo la tastiera da questo compito e quindi la frequenza rimarrà sempre uguale. Sentiamo. In questo caso la frequenza che sentiamo è determinata dal mio punto di cutoff. Se io metto il mio keyboard track a 1, rapporto 1 a 1, andrò a suonare le mie note sempre in base alla frequenza del mio filtro. Se io invece faccio così, sentite cosa succede. In questo caso il suono che noi sentiamo non è emesso da alcun oscillatore, ma è semplicemente emesso dal nostro filtro attraverso la risonanza della frequenza che noi stiamo andando a decidere attraverso il cutoff. L'ultima cosa che possiamo vedere sul Moog è il generatore di inviluppo sul filtro. Come funziona? Il nostro generatore di inviluppo, attraverso le quattro fasi dell'inviluppo, farà in modo che il nostro filtro, da un punto di cutoff che potrebbe essere 500 Hz, vada ad aprirsi completamente. Se noi mettiamo il punto di attacco al massimo, sentiremo proprio che il filtro si aprirà lentamente. Proviamo a sentire. Chiaramente dobbiamo andare a dare una quantità di inviluppo, envelope generator amount, noi lo usiamo tutto quanto. Sentiamo. Sentite il filtro che si apre? Chiaramente se io accorcio il tempo di attacco, il mio filtro si aprirà prima. Facciamolo manualmente. L'effetto è questo. Se velocizzo il tempo di attacco, sarà più veloce il tempo del mio cutoff arrivare al massimo. Tutto questo esiste anche sulla nostra Juno 106. Allora, il nostro cutoff viene stabilito da Frequency, questo. Resonance è la nostra risonanza. Quindi questo equivale al nostro pomellone del Moog. Ora, andiamo a generare un'onda. Eccola qua. La nostra risonanza. Eccola qua, il nostro solito fischio dato dalla risonanza, dal punto di risonanza al massimo. Chiaramente questo è il nostro filtro passa basso, ma qua abbiamo anche un passa alto che serve a tagliare le frequenze basse. Allora, come funziona il filtro passa alto del Juno? A zero abbiamo un boost sulle basse frequenze. Qua siamo flat, qua abbiamo un taglio e qua un taglio maggiore. Qua possiamo sentire come suona il filtro attraverso questo, che è il keyboard track. Quindi noi andiamo a spegnere i nostri oscillatori, mettiamo la nostra risonanza al massimo, spegniamo il keyboard track, dovrebbe essere sempre uguale ogni tasto premuto. Se noi andiamo a mettere il nostro keyboard track, ora le nostre note. Questo è il nostro filtro che sta suonando. Ragazzi, per oggi è tutto, proseguiremo con la catena di sintesi nel prossimo video. Grazie per la visione, se vi è piaciuto il video mettete like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale YouTube attivando il campanellino per le notifiche e rimarrete sempre aggiornati. Seguitemi su Facebook, su Instagram, Stefano Vaccari Caffè Musicale. Ci vediamo la settimana prossima, grazie, ciao!